La Giornata Europea delle Lingue si celebra il 26 settembre di ogni anno. In tale occasione, milioni di persone in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma anche in altre parti del mondo, organizzano o prendono parte ad attività volte a promuovere la diversità linguistica e la capacità di parlare altre lingue. Per festeggiare questo evento, lo Europe Direct Maiella ha organizzato presso la rotonda di San Francesco in Corso Video a Sulmona delle attività di scambio linguistico e culturale grazie alla presenza di madrelingua, docenti di albanese, francese, greco, inglese, polacco, rumeno, spagnolo, tedesco, ucraino e lingua dei segni. La Giornata Europea delle Lingue è una giornata speciale nel calendario della Commissione Europea, delle istituzioni europee. E in questa giornata celebriamo tre cose: celebriamo la diversità linguistica, quindi la ricchezza delle lingue che sono parlate in Europa, tutte le lingue parlate in Europa, anche le lingue dell'immigrazione. Celebriamo poi l'impegno dell'Unione Europea a comunicare con i cittadini nelle loro lingue e celebriamo anche la traduzione e l'interpretazione che permettono all'Unione di comunicare nelle lingue dei cittadini e poi promuoviamo l'apprendimento delle lingue, che è importante soprattutto per i giovani che sono quelli presenti qui oggi, quindi è il messaggio principale che vogliamo far passare loro, che le lingue sono importanti per il loro futuro. Il messaggio che si vuole trasmettere qual è? Che è importante apprendere le lingue. Le lingue aprono delle porte e costruiscono ponti, sono un veicolo per comprendere meglio gli altri e sono anche un'opportunità per il futuro. Chi conosce più lingue in genere ha migliori opportunità, sia per quanto riguarda la ricerca di un lavoro, ma poi anche per quanto riguarda le possibilità di carriera e di retribuzione. Questi sono ragazzi che stanno studiando, è bene dare loro anche questo segnale di attenzione verso le lingue perché possono essere una carta in più per il loro futuro. Oggi una grande presenza, questo bisogna dirlo. Sì, è bellissimo che la città di Sulmona abbia deciso di partecipare così attivamente con le scuole e i ragazzi, e partecipare così significa anche dimostrare un grande interesse. Un grazie va in particolare agli insegnanti di lingue che evidentemente sono sensibili a questa tematica e portano qui i loro ragazzi. Sono presenti numerosi studenti. Sono presenti studenti delle scuole superiori e delle scuole medie. È anche questo un buon segnale perché è importante che sin da piccoli si inizino a studiare le lingue, si incominci ad avere quella curiosità, quella passione che poi possono portare per il loro futuro. Qualunque strada decidano di intraprendere. L'idea non è di portarli verso necessariamente professioni linguistiche, le lingue sono una carta in più. In ogni stanza della rotonda di San Francesco i partecipanti hanno incontrato diversi idiomi attraverso l'acquisizione di pillole di conoscenza nella lingua prevista per quello spazio. Oggi lo Europe Direct Maiella festeggia la Giornata Europea delle Lingue che si celebra il 26 settembre e oggi siamo qui presso la Rotonda San Francesco di Sulmona a festeggiarla con gli istituti di istruzione superiore del territorio presenti che hanno collaborato con noi nell'organizzazione di questo evento appunto ringrazio l'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio di cui il Liceo Giambattista Savico è il massimo esponente oggi e l'evento è patrocinato, ricordo, dal Comune di Sulmona, quindi lo Europe Direct Maiella oggi festeggia questa giornata delle lingue con l'organizzazione di una lingua in ognuna delle stanze concesse dal Comune di Sulmona, quindi ci sono state concesse 10 stanze all'interno delle quali c'è un madrelingua o un docente di quell'idioma che darà pillole di cultura, ecco, di insegnamento in quel linguaggio. Questo è un evento che noi in realtà svolgiamo già dal 2018, siamo alla terza edizione e praticamente andiamo sempre di più in crescita, quindi c'è la lingua dei segni, c'è ovviamente l'inglese, il greco, il francese, l'albanese, abbiamo il polacco, abbiamo il rumeno moldavo
e lo spagnolo, il tedesco e l'ucraino. Sono tante lingue e sono quelle più rappresentative del territorio, quindi abbiamo appunto i rappresentanti principali delle lingue maggiormente presenti qui nella Valle Peligna. Io mi sento di ringraziare il territorio, lo Europe Direct Maiella è attivo qui dal 2018 e siamo veramente felici e onorati di poter accogliere oggi Claudia De Stefanis, vice capo unità della Digitraduzione della Commissione Europea di Bruxelles. Lo scopo generale della giornata è quello di richiamare l'attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell'Europa, che deve essere mantenuta e incoraggiata, ma anche sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso della vita, in modo da sviluppare la propria competenza plurilinguistica e arricchire la comprensione interculturale. L'obiettivo è quello di divulgare la presenza di tante culture nell'Unione Europea, perché sappiamo che all'interno dell'Unione Europea ci sono appunto tante lingue differenti, ci sono ovviamente le lingue ufficiali, ma l'Unione Europea è costituita da tantissimi idiomi e quello è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello, nel nostro ovviamente piccolo, di riuscire a dimostrare, a far toccare con mano i cittadini che all'interno dell'Unione Europea non esiste solo l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, ecco le lingue tradizionali, diciamo quelle più comuni, ma esistono tantissime altre lingue come appunto quella dei segni. Apprendere le lingue, parlare le lingue straniere è assolutamente importante. È importante per i nostri ragazzi che si preparano ad una mobilità internazionale e quindi conoscere le lingue significa davvero possedere il passaporto per il mondo del lavoro. Una grande partecipazione. Sì, una grande partecipazione, per noi questa rappresenta una importante tradizione, soprattutto per i ragazzi del liceo linguistico, una tradizione cui teniamo e che vogliamo continuare. Siamo orgogliosi di portare l'Europa anche qui, in qualche modo anche nei piccoli luoghi lontani da Bruxelles è giusto che i ragazzi capiscano che ormai appartengono all'Europa e appartenere all'Europa significa anche avere la possibilità e la capacità di conoscere le altre lingue per comunicare ed entrare in contatto con le altre culture, con le altre persone che in qualche modo sono il popolo europeo. L'amministrazione comunale ovviamente è vicina a questo tipo di manifestazioni. Certo, perché è il futuro dei nostri ragazzi, ma anche perché la conoscenza delle lingue, la conoscenza delle culture degli altri ci pone in una condizione di accoglienza migliore e ci migliora anche come persone. Presenti numerose scolaresche. Sì, sono il nostro futuro, poi si inizia dalle scuole perché sono loro i cittadini, no? Che del domani, sono loro i cittadini europei che in qualche modo sono nati in un'Europa, vivono l'Europa e respirano l'Europa anche nelle scuole. E credo che una delle cose bellissime è aver trovato anche la lingua dei segni, che è un atto di inclusività enorme, no? Che è comunque una lingua, anche se non parlata, è una lingua che ci consente di avvicinarci anche a un mondo che spesso è stato troppo silenzioso. Le altre lingue sono quelle lingue che in qualche modo magari anche soltanto le abbiamo ascoltate in giro per Sulmona, l'ucraino, il polacco, il rumeno, l'inglese, e i ragazzi in qualche modo si appropriano, no? Di queste lingue europee perché sanno che per loro il mondo è molto più ampio rispetto a quello che noi vediamo nella nostra città. La giornata europea delle lingue rappresenta un'occasione per celebrare tutte le lingue che vengono utilizzate in Europa, ivi comprese quelle meno diffuse e quelle dei migranti.
È la celebrazione di tutte le lingue, della loro diversità, della loro complessità, ma anche delle loro affinità. E noi siamo pronti qui per celebrare tutti insieme questa giornata che ci riguarda particolarmente. Abbiamo qui le classi del liceo linguistico che sono qui per partecipare ai giochi sulle lingue, ma anche per testimoniare l'importanza dello studio, dell'apprendimento delle lingue. E ci auguriamo che i ragazzi possano condividere la loro esperienza anche con gli studenti delle medie che ci raggiungeranno alle 11:30. E in realtà la cerimonia si svolge anche nel cortile dell'Annunziata, dove i nostri ragazzi delle classi terminali, quarti e quinti, parteciperanno a un concorso europeo creando un video proprio sulla diversità e la ricchezza delle lingue d'Europa. La traduzione, quindi lo studio delle lingue, è il segreto della comunicazione, dell'unità, quindi è un esortare gli studenti a studiare più lingue possibili per poter comunicare in questa Europa che ci appartiene. La passione per le lingue va stimolata e suscitata proprio da questo avvicinamento, da questo approccio che è veramente un approccio dei sensi, no? Ascoltare la musicalità e dopo, ecco, lasciarsi guidare nella didattica e nello studio delle lingue che prevede vari aspetti, la grammatica, la comunicazione, ma ecco, il primo approccio è l'avvicinamento, è l'amore e la passione per tutte le lingue. Qui sono rappresentate solo una parte delle 27 lingue, in Europa le lingue ufficiali sono tutte e quindi c'è questa voglia di trasmettere la passione per lo studio delle lingue. E la traduzione è proprio la lingua dell'Europa, non avendo una lingua comune, più lingue si conoscono e più si riesce a discutere e ad esercitare la cittadinanza europea. Insomma, una giornata importante a livello culturale per Sulmona e per gli studenti. Sicuramente, sicuramente. Ci auguriamo che veramente anche i ragazzi delle scuole medie, ancora più giovani, riescano a cogliere questo spirito, lo spirito della giornata delle lingue. Questa giornata è importantissima e secondo noi ragazzi del linguistico soprattutto serve a celebrare quello che è il valore delle lingue e soprattutto per noi che facciamo parte della comunità europea, siccome noi quinto IL siamo anche classe Erasmus, le lingue sono uno strumento fondamentale per comunicare con persone di altri stati dell'Unione Europea, soprattutto per sentirci più vicini, dato che comunque l'Europa è un unico, come se fosse un'unica nazione, bisogna sentirci, è utile la lingua per comunicare e sentirci proprio uniti e quando noi viaggiamo durante le mobilità serve tantissimo, stringiamo veramente delle bellissime amicizie con altri ragazzi e per cui celebrare questa giornata è importantissimo. Oggi c'è la presenza di numerose scuole. Sì, infatti siamo molto contenti di poter accogliere gli studenti delle medie, di poterli avvicinare a questo mondo e coinvolgere con qualcosa che per noi è interessantissimo e che noi, appunto, a noi piace, ci lavoriamo ogni giorno. Sicuramente sia noi in quanto quinto linguistico che il resto del triennio siamo felicissimi di partecipare a questa giornata, anche perché se ci siamo iscritti al linguistico è perché riconosciamo il valore e l'importanza dello studiare e dell'imparare le altre lingue. Il significato di questa manifestazione, quale può essere? Celebrare sicuramente appunto l'importanza delle altre lingue, soprattutto quelle europee, in quanto siamo cittadini italiani, ma in primis anche cittadini europei, e celebrare il fatto che grazie alle lingue e allo studio delle lingue riusciamo a comunicare gli uni con gli altri senza problemi. È sicuramente importante, soprattutto per noi ragazzi giovani che ci avviciniamo a prendere decisioni per la nostra vita. Le lingue ci aiutano anche a esercitare la nostra cittadinanza europea, di cui spesso non si pensa. Non siamo solo italiani, ma siamo anche europei e questo ci può aprire tantissime porte per il futuro. Per questo invitiamo anche le scuole medie per comprendere l'importanza delle lingue, della cittadinanza europea e del crescere come persone.